Nessuno strappo sulla scuola, si riparte dal dialogo. Dopo il fallito incontro di ieri fra governo e sindacati, Renzi è deciso a non chiudere la porta alle richieste delle sigle e delle associazioni di categoria. I punti critici su precariato, valutazione e contratto non sono stati superati, avevano detto ieri in coro i leader di CGIL, CISL, UIL, Camusso, Barbagallo e Furlan. Più duri i COBAS, che si sono detti pronti al blocco degli scrutini se la riforma non verrà cambiata, promettendo nuove iniziative di lotta fuori e dentro le scuole, in occasione del dibattito in aula alla Camera che dovrebbe iniziare domani. Ieri anche gli studenti avevano manifestato il proprio malumore contro la riforma, boicottando i test invalsi, lasciandoli in bianco, compilandoli a caso o accompagnandoli da commenti ironici, mentre i professori avevano manifestato con sit-in davanti a Montecitorio e manifestazioni in varie città. I sindacati hanno sbagliato a soffiare contro i test invalsi e con gli scrutini di fine anno ora non si scherza. Hanno perso il lume della ragione e un atteggiamento politico che danneggia ragazzi, famiglie e scuola pubblica, avverte oggi il sottosegretario all'istruzione Davide Faraone, che ribadisce da parte del governo c'è la disponibilità a discutere del contratto, sarà la prossima tappa dopo l'autonomia scolastica e il merito. Nonostante le forti divergenze riconosciute ieri dopo l'incontro del ministro dell'istruzione Stefania Giannini, il governo è dunque orientato a ritrovare il dialogo e ad aprire ad ulteriori modifiche al testo quando il DDL arriverà in Senato i primi di giugno. Palazzo Chigi smentisce anche la possibilità di utilizzare la fiducia sulla riforma della scuola ipotizzata da alcuni quotidiani. Il metodo, affermano a Palazzo Chigi, continua ad essere quello del confronto costruttivo e del dialogo, come dimostrano le consultazioni in corso anche oggi con le associazioni di studenti e genitori. Nei prossimi giorni ci sarà anche un nuovo incontro fra i sindacati ed il ministro Giannini, ma non sarà un percorso facile. Dopo il monito del leader di Area Popolare, Angelino Alfano, non bisogna cedere a tutte le richieste dei sindacati, aveva detto ieri, oggi è Enrico Zanetti a mettere in guardia il governo. Niente stravolgimenti sulla parte che riguarda la meritocrazia o non votiamo, avverte il leader di Scelta Civica. Il governo deve confrontarsi ma non cedere alla pressione dei sindacati. Se il DDL diventasse solo un piano di stabilizzazione del precariato, ci sfileremo dal provvedimento.